giornata delle forze armate, il 4 novembre per ricordare i caduti in guerra e per festeggiare l'unità del paese. Praia Mare, il terzo polo è realtà, le primarie non saneranno le fratture. Sorica, la gestore dell'acqua creditore dei comuni calabresi, dipendenti a rischio cassa integrazione preparano lo stato di agitazione. Calcio, i soci si dileguano e per il CAT Tortora è rischio fallimento, previste dimissioni in società. Erano questi i titoli di questa sera, venerdì 4 novembre. Buonasera e ben ritrovati con Rete 3 News. In apertura, la festa delle forze armate nell'anno del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Festeggiamo oggi una delle date più importanti della storia del nostro Paese unito. Queste le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio regionale Alessandro Nicolò. Il primo pensiero non può non essere dedicato alle nostre forze armate che con il loro sacrificio in cielo, terra e mare stanno garantendo la sicurezza dell'Italia e la pace in alcune aree critiche del mondo. A questi uomini e a queste donne, i quali non hanno fatto più ritorno a casa dalle loro famiglie, dobbiamo essere tutti molto grati. In questo momento di grandi rivolgimenti da Medio Oriente al Nord Africa e Balcani avvertiamo una straordinaria vicinanza con le nostre forze armate, la cui professionalità non si manifesta soltanto nel teatro delle operazioni di guerra, ma anche nella straordinaria assistenza a supporto delle popolazioni civili coinvolte nei conflitti. E anche a Praia, come in altre località, si è svolta oggi la celebrazione della vittoria nella Prima Guerra Mondiale e la festa delle forze armate, occasione per unire le generazioni nel ricordo dei caduti in guerra. Vediamo il servizio del nostro direttore Pietro Nigro. Squilli di tromba, l'inno nazionale, la bandiera, elementi simbolo e rappresentativi di un popolo che è riuscito a diventare nazione pagando in prezzo il sangue dei propri giovani. Ai caduti in guerra, al loro ricordo, l'intera comunità dedica il 4 novembre, giorno della vittoria nella Prima Guerra Mondiale e festa delle forze armate, celebrata anche oggi in molti comuni del Tirreno Cosentino e del Golfo di Policastro. A Praia Mare, bambini e ragazzi delle scuole, insieme alle rappresentanze dei corpi e delle forze armate e non, sia in servizio che a riposo, si sono unite alle autorità cittadine ed hanno partecipato alla celebrazione solenne. Il primo toccante momento, la messa celebrata da Don Mario nella parrocchia del Sacro Cuore. A seguire tutte le delegazioni con i rispettivi labari che, in festante processione, si sono recate al monumento dei caduti. Dopo l'alzabandiera, il vice sindaco Pietro De Paola e il maresciallo dei carabinieri Felice D'Argenzio, in rappresentanza dell'amministrazione cittadina e delle forze armate, hanno deposto una corona di crisantemi gialli. I reduci di tutte le forze armate si sono alternati poi nella recitazione delle rispettive preghiere, mentre i bambini e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado hanno portato la loro testimonianza sotto forma di poesie e letture, per unire idealmente le giovani generazioni a quelle che le hanno precedute. E per guardare al futuro, come ha scritto oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, secondo cui, nell'anno in cui ricorre il 150° dell'Unità Nazionale, pur pienamente ed orgogliosamente consapevoli di quanto l'Italia ha saputo fare a partire da quel remoto e glorioso 1861, credo sia nostro dovere guardare al futuro, non limitarsi alla celebrazione del passato. E anche in altri paesi la giornata odierna è stata festeggiata con iniziative pubbliche che hanno coinvolto soprattutto i ragazzi delle scuole. È una giornata di straordinaria importanza, scrive in una nota il sindaco di Diamante Ernesto Magorno, è l'occasione per tutti gli italiani di celebrare quei valori comuni che costituiscono le fondamenta della nostra patria e della sua integrità, valori sempre vivi e sentiti che proprio in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia si sono rinvigoriti grazie anche allo straordinario ed appassionato impulso che adesso il nostro presidente Giorgio Napolitano ha saputo trasmettere a tutti gli italiani. Restiamo a Diamante, dove sono stati inaugurati oggi dall'amministrazione comunale gli sportelli Informa Giovani e Sportello Amico, in partenariato con la provincia di Cosenza. Il primo costituirà un punto informativo e di supporto per l'accesso ai giovani a tutte le informazioni necessarie per accedere al mercato del lavoro. Il presidio sarà collegato al network dell'agenzia Informa Giovani della provincia di Cosenza e all'ufficio dell'impiego della stessa provincia. Lo sportello Amico sarà invece finalizzato a creare all'interno del palazzo comunale uno spazio d'ascolto rivolto a tutti i cittadini, in particolare a quelli delle fasce deboli e agli attori sociali impegnati sul territorio, associazioni, cooperative, scuole e parrocchie.
Contemporaneamente anche il Movimento per una Diamante Migliore ha attivato uno sportello informativo per i cittadini che sarà aperto ogni venerdì a partire dalle 19 presso la sede del Movimento in via Giovanni Verga. Una sorta di bacheca intelligente, scrivono, da cui attingere informazioni precise e puntuali riguardo ai tributi locali, i bandi, gli avvisi e la vita amministrativa. Andiamo a Praia adesso, dove fallisce l'obiettivo di sanare le fratture attraverso le primarie. La nascita di un terzo polo è ormai una realtà. Sentiamo da Martino Ciano. Primario o non, un terzo polo lontano dai tre candidati alle consultazioni del 18 dicembre prossimo è ormai cosa certa. Lo fa intendere nel suo intervento il leader del movimento Rappresentiamoci, Massimiliano Cedolia, che già aveva preso le distanze dalla decisione scaturita nel corso di una riunione serale di utilizzare le primarie per scegliere il candidato a sindaco di una lista, espressione delle diverse anime della maggioranza. Per scegliere le primarie si vede che Spolitu, De Paola e Fortunato hanno idee comuni, dice Cedolia, che però non appartengono a Rappresentiamoci. È da due anni che il nostro movimento, continua Cedolia, dice che deve esserci un cambiamento totale. Le nostre idee non possono collimare con chi ancora sostiene di aver fatto tutto bene. Le primarie quindi non sanano le fratture, anzi le allargano. Noi continuiamo a lavorare, dice Cedolia, la terza lista, se dovesse nascere, sarà espressione di quel polo che non la pensa come gli attuali tre candidati alle primarie. Anche nell'altra area di maggioranza, lontana dalle posizioni del vice sindaco della Giunta Lo Monaco, Pietro De Paola, si lavora. Secondo alcune indiscrezioni, il gruppo più vicino al primo cittadino, Carlo Lo Monaco, sta dando vita ad un progetto che vuole condividere con le altre forze politiche. Per loro, sempre secondo indiscrezioni, il nodo da sciogliere è se esprimere un candidato per le primarie o entrare in quello che ormai è il terzo polo praiese. Intanto continua anche il lavoro del gruppo per Praia, formato da giovani professionisti del luogo, che ancora non ha espresso pareri sulle primarie. Siamo stati invitati alla riunione tenutasi qualche giorno fa, ma non abbiamo partecipato, informano i componenti del gruppo. Al momento preferiamo concentrarci sullo studio e la programmazione dei problemi della cittadinanza. Per ora il nostro rimane, concludono, un lavoro programmatico e non elettorale. Passiamo adesso a Scalea, dove i parcheggi saranno gratis fino all'inizio del 2012. È scaduta infatti lo scorso 31 ottobre la convenzione per la gestione delle strisce blu affidate alla SIS di Perugia. L'amministrazione comunale sta già provvedendo alla redazione di un nuovo bando. E sempre da Scalea arriva la solidarietà ai rappresentanti della società Avvenire SRL dopo l'atto intimidatorio subito nei giorni scorsi. Siamo certi, scrivono dalla Casa Comunale, che le forze dell'ordine porteranno avanti indagini mirate per fare piena luce sull'accaduto. L'amministrazione comunale di Scalea, come sempre ha fatto, condanna ogni atto che possa minare il buon vivere civile dei cittadini e ai dirigenti e lavoratori della società Avvenire chiede di continuare a lavorare mantenendo dritta la barra della legalità. Andiamo ora a Lauria, il recupero del centro storico al centro delle attività istituzionali, i programmi della giunta Mitidieri e le proposte del consigliere di minoranza Mariano Labanca. Giuseppe Miraglia. Salvare il centro storico di Lauria e la sua memoria dal degrado urbano, rendendolo dunque luogo attivo della vita per la comunità lauriota. Ecco il sindaco Gaetano Mitidieri che spiega come ha intenzione di favorire il recupero dei quartieri storici attraverso le linee programmatiche del suo mandato ed un piano regolatore ben definito. Credo ci sia anche la necessità di dare un volto diverso, un volto nuovo al centro urbano come centro propulsore del nostro paese. Lo sforzo dell'amministrazione sarà massimo in questo senso, compatibilmente alle opportunità che potranno esserci su questo. Il turismo religioso, Lauria, borgo, albergo, tutte occasioni di sviluppo, ma in particolare per Mitidieri la via d'uscita è senz'altro una. Tra queste attività c'è proprio la proposta di un bando di idee per la riqualificazione urbana. Su questo credo che questo non comporti molto investimento, comporta solo un lavoro di preparazione e credo che su questo si possa anche investire molto sulle capacità delle professionalità locali per poter individuare delle idee percorribili e qualificate.
A lanciare l'allarme degrado anche l'opposizione con il consigliere del PDL Mariano Labanca. Il capogruppo del Popolo delle Libertà in Consiglio Comunale ribadisce che la storia del paese, rappresentata da alcuni rioni, ad esempio via Fontana o l'area dei Tre Piscioli, debba essere salvaguardata e sembra avere già la soluzione a portata di mano. Bisogna avere le idee, ma bisogna fare anche la progettazione. Io ho detto pure che ci sono dei cittadini che potrebbero autofinanziare delle piccole opere, quindi per ripristinare quello che è una memoria storica. Queste le mie parole, la mia intenzione la metterò nei fatti. Fra qualche settimana farò qualche progettazione finanziata dai cittadini. È ovvio che poi l'amministrazione mi dovrà dire o un sì o un no, non si potrà nascondere. Il gruppo di minoranza Lauria Libera Italia dei Valori e quello del PDL non hanno raggiunto l'accordo sulla nomina del presidente della Commissione Monitoraggio e Ambiente prevista per questa mattina, tutto rinviato ad una nuova riunione prevista per venerdì prossimo. Restiamo in Basilicata, il sostituto procuratore generale di Potenza, Gaetano Bonomi, indagato nell'inchiesta Togli Lucane bis dalla procura di Catanzaro, ha annunciato che in assenza di immediate risposte alle sue denunce comincerà uno sciopero della fame che cesserà solo quando otterrà giustizia da veri giudici. Parlando con i giornalisti, il magistrato ha inoltre spiegato che la sede di lavoro e di vita sarà il balcone del suo ufficio all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza, su cui ha deciso di dimorare fino a quando qualcuno non deciderà di occuparsi seriamente ed efficacemente di questa situazione. Nelle settimane scorse il procuratore generale di Potenza ha presentato diverse denunce alle procure di Catanzaro e Salerno, ritenendo di essere oggetto di un vero e proprio complotto poliziesco-giudiziario, in riferimento a inchieste che il magistrato ritiene già archiviate e di una vera e propria campagna persecutoria ai suoi danni e della sua famiglia. Il Comitato Civico in difesa dell'ospedale di Praia a Mare ha lanciato un appello al Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini. Piera Ferraguto ci dice con quale risultato il servizio. L'appello a salvare l'ospedale di Praia a Mare e a scongiurarne la conversione in CAPT è stato raccolto dal Presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha ricevuto la lettera inviatagli dal Comitato Civico in difesa del nosocomio e che ha investito della questione la competente Commissione di Montecitorio. A darne notizia, al nome del Comitato, è Giovanni Pagano, che ha reso nota la missiva inviata dalla segreteria del Presidente Fini in risposta all'appello giunto da Praia lo scorso 29 ottobre. La riconversione dell'ospedale di Praia in CAPT, scritto nell'occasione del Comitato, non garantisce, così come sancito dalla Costituzione, il pieno diritto alla salute di tutti i cittadini che abitano quotidianamente o stagionalmente il territorio dell'Alto Tirreno Cosentino. In base al piano di rientro dal deficit elaborato dalla Regione, la riconversione del presidio sanitario di Praia lascerebbe scoperto un territorio vasto, a 50 km di distanza dal più vicino ospedale. Di qui la richiesta al Presidente della Camera di perorare una giusta causa affinché si potenzi e si mantenga in essere l'ospedale di Praia a Mare, con tutte le necessarie funzioni. Pronta la risposta di Fini, che ha investito della questione la Commissione parlamentare competente, come si legge nella sua risposta, affinché i deputati che ne fanno parte possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano opportune. E adesso parliamo di cronaca, uno sfortunato incidente questa mattina a Tortora per Emilio Cozza di 72 anni. Intorno alle 10 l'uomo impegnato nella raccolta delle olive in contrada Acquali Sparti è caduto da un albero. Prontamente soccorso dal 118 di Praia a Mare è stato immediatamente trasferito all'Annunziata di Cosenza con l'elisoccorso. All'ospedale del capoluogo di provincia sono stati riscontrati ematomi sparsi tra il capo e la gabbia toracica. Al momento l'uomo rimane sotto stretta osservazione in attesa dei riscontri degli esami clinici. E come ogni venerdì, questa sera alle 20.45 arriva l'approfondimento giornalistico di Rete 3, la finestra sul territorio. Nella 29esima puntata ci occuperemo di informazione analizzando il composito mondo del giornalismo locale e il rapporto tra operatori dell'informazione pubblico e politica. In studio con Andrea Polizzo, ospiti Mario Lamboglia, direttore dell'Eco di Basilicata, Calabria e Campania, Luigi Salsini di Cal News e il nostro direttore Pietro Nigro. Parliamo adesso della gestione dell'acqua. Il debito dei comuni calabresi nei confronti della Sorical sale a 185 milioni di euro e i dipendenti adesso rischiano la cassa integrazione. Manuela Passarella. Sale a 185 milioni di euro il debito di 45 comuni calabresi nei confronti della Sorical. Il debito accumulato in tutta la regione va dal minimo di 300.000 euro di Villa San Giovanni e raggiunge il tetto di 22 milioni di euro di Reggio Calabria.
Creditori anche i comuni dell'Alto Tirreno Cosentino, tra cui Amantea, che dovrebbe saldare 987.000 euro, Fuscaldo 533.000 euro e Belvedere Marittimo 900.000 euro. Nella lista stilata da Sorica ci sono enti che non hanno pagato ancora nemmeno una fattura. L'allarme diffuso in estate dai sindacati si è esteso anche tra il personale. A repentaglio infatti il posto di 300 dipendenti Sorical che rischiano la cassa integrazione. Perciò i lavoratori stanno pensando a uno stato di agitazione che potrebbe portare a una mancata erogazione dell'acqua nei comuni morosi. Il problema potrebbe giungere non solo da Sorical ma anche dall'Enel, nel momento in cui la società che fornisce energia elettrica dovesse decidere di sospendere la fornitura a seguito della serrata alle stazioni di pompaggio di acqua. Il rischio potrebbe tradursi in una vera e propria siccità, che colpirebbe anche i cittadini che invece pagano regolarmente le tasse. Il tutto porta alla domanda più che lecita delle popolazioni riguardo la destinazione dei soldi puntualmente versati nelle casse comunali. Sono state posate oggi le reliquie del Beato Giovanni Paolo II nella cattedrale di Rossano in occasione del 65° anniversario dell'ordinazione sacerdotale del Papa polacco, gremita la chiesa della Santissima Achiropita con fedeli provenienti da tutto il territorio della diocesi di Rossano-Cariati. Nel corso della sua omelia l'arcivescovo Santo Marcianò si è rivolto particolarmente ai giovani. A conclusione della celebrazione eucaristica si è tenuta la conferenza di Monsignor Slavomir Oder, postulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo II, che ha illustrato la figura e l'opera di Wojtyla. Grande era l'amore di Karol per i santi, ha detto Oder, che ha inoltre ricordato come il Papa polacco avesse un rapporto prediletto con Maria, cui attribuiva la grazia della sua salvezza nell'attentato subito il 13 maggio del 1981. Cambiamo argomento, parliamo di sport. Sabato in Serie B il derby Crotone Regina e domenica in seconda divisione Lega Pro Girone B quello tra Catanzaro e Vibonese, ma ci sono anche le partite di eccellenza e promozione. Andiamo a vedere il quadro delle partite della nona giornata nel massimo campionato regionale. L'anticipo del sabato è tra la capolista Montalto e il Soverato, attardato in classifica a 12 punti. Il Guardavalle ospita il Rende, il Sersale l'Isola e la Rossanese il San Marco. Per la parte bassa Palmese Siderno e Scalea Castrovilla richiudono il quadro, Bovalinese Nuova Gioiese e Brancaleone Roccella. E come possiamo vedere dalla classifica, prego la regia di mandarla in onda, dietro il Montalto e la sua diretta inseguitrice, il Guardavalle, ci sono 10 squadre in 6 punti, quindi giochi aperti anche per quelle compagini che hanno iniziato con qualche difficoltà questo primo quarto di campionato. Nella parte bassa sono invece 4 le squadre decisamente attardate, sono la Bovalinese a quota 6 e poi il terzetto Castrovillari, Scalea e Siderno. Non aggiornata anche in promozione, andiamo a vedere insieme il quadro completo delle partite. Cetraro Presila Valle Cupo, Mantea Cremissa, l'anticipo del sabato Fracat Tortora e Luzzese, Corigliano Paolana, Fuscaldo Promo, Sport Rocca San Lucido, Roggiano Praia e Torretta Cutro. E alla vigilia della partita di sabato contro la Luzzese tornano i fantasmi della scomparsa per il Cat Tortora in servizio. I soci si sono dileguati nel nulla, l'ultima riunione è andata deserta, il comune ribadisce di non poter contribuire economicamente e il calcio a Tortora rischia nuovamente di scomparire. Giuseppe Laino, vicepresidente della SSD, comprensorio Alto Tirreno Tortora, lancia l'allarme sulla crisi economica del sodalizio. È venuto dunque a mancare l'apporto economico promesso dai circa 40 soci, riunitisi attorno al presidente Maria De Francesco, al vice Laino e al direttore sportivo Antonio De Filippo, nel nuovo progetto calcistico sorto dalle ceneri della precedente gestione dei fratelli Giampiero e Franco Gentile. Risultato: impossibilità a pagare stipendi a giocatori ed allenatore e perfino le trasferte ora sono a rischio. Il CAT insomma rischia seriamente di scomparire. Mercoledì 2 novembre sarebbe stato il momento di contarsi e passare dalle promesse ai fatti, ma come informa Laino, oltre a gran parte dei soci non hanno partecipato né l'amministrazione comunale né il presidente De Francesco, che già nei giorni scorsi aveva manifestato insofferenza per l'andazzo economico del sodalizio e presentato le sue dimissioni prontamente respinte dal direttivo. Quella di sabato al Nappi contro la Luzzese, afferma Laino, potrebbe essere la mia ultima partita come dirigente. Sono pronto alle dimissioni se nulla cambia. A tal proposito, ha poi aggiunto il vicepresidente, stiamo lavorando facendo appello a chi ha promesso contributi e a chi è intenzionato a farlo prima che tutto finisca.
Più speranzose invece le dichiarazioni del segretario Biagio Aurelio, che informa di essere al lavoro per superare l'impasse in vista di una nuova assemblea dei soci. Voci contrastanti dunque dalla dirigenza del CAT, mentre alcune indiscrezioni riferiscono che anche il DS De Filippo, resosi nel frattempo irraggiungibile, starebbe pensando alle dimissioni. Lo spettro del fallimento del progetto torna però ad aleggiare dopo l'estate calda con cui la nuova avventura ha preso il via. Riemerge per i tifosi il balletto sui nomi di chi prenderà in mano le sorti della società. L'amministrazione comunale non ci pensa affatto. Spolito, presidente del Praia, potrebbe non aver gradito il trattamento riservatogli in estate. Terza ed ultima via, la scomparsa definitiva. Uno sguardo insieme alla classifica di promozione, dove continua a guidare il Roggiano, 19 punti, poi Paolana e Amantea 17, San Lucido 16, Cremissa 14, Rocca e Fuscaldo 12 e Corigliano 11, dall'altra parte Luzzese Praia 10, Torretta e Paramo Sport a 9, Cutro 7, 4 per il Presila, 2 per Cat e Cetraro. E lunedì prossimo il campione dell'Inter e della nazionale argentina Diego Milito sarà a Terranova da Sibari, suo paese d'origine. Qui riceverà la cittadinanza onoraria e sarà accolto, oltre dalla popolazione del comune, anche dai tifosi nero-azzurri del locale Interclub e da quanti vorranno raggiungere nell'occasione proprio il paese di Terranova. Il meteo per il fine settimana: domani nuvolosità a tratti abbondante sulla Sicilia, sebbene con scarso rischio di precipitazioni, annuvolamenti a tratti compatti sulle zone ioniche, temperature comunque in netta diminuzione, venti moderati con tendenza ad ulteriore intensificazione nelle regioni tirreniche, mari tutti molto mossi o agitati. Domenica perturbazioni su tutto il meridione con temporali che potranno risultare localmente intensi, tendenza al miglioramento solo per fine giornata. Qualche appuntamento oltre che quelli per lo sport: ad Acri Nanni Moretti incontra gli studenti delle scuole superiori nell'ambito del premio nazionale Padura. Alle 17.30 cerimonia di consegna del premio alle 9 a Palazzo San Severino Falcone. Per domani sempre conferenza stampa per presentare la nuova stagione del Teatro Stabile di Calabria. Partecipano il direttore dell'Unica alla Torre e il direttore del Teatro Stabile Geppi Gleises alle 11 al Teatro Auditorium dell'Unical. A Belvedere Marittimo lo scrittore Cosimo Massaro presenta il suo romanzo La moneta di Satana, edito da Tabula Fati, alle 17 alla Sala Congressi Bougainville Palace Hotel. E sempre domani a Montalto Uffugo, concerto Festival List 1811-2011 nell'ambito della rassegna Note Altre, alle 19 alla Chiesa di San Domenico. Per domenica invece segnaliamo a Praia alle ore 18 per il campionato maschile di Serie D a Apoge Hotel Spes Praia Callipo Sport, valido per la terza giornata. Queste e altre notizie sul nostro sito www.rete3.tv. Io vi ricordo l'appuntamento alle 20.45 con la finestra sul territorio. Non mi resta che augurarvi buon weekend e arrivederci a lunedì.